un complotto dei servizi segreti, la mafia o il gesto di una sola persona. 50 anni fa l'uccisione di John Kennedy a Dallas e a mezzo secolo, da quel 22 novembre 1963, non si arresta la fabbrica delle rivelazioni sull'attentato all'ex presidente degli Stati Uniti. Una nuova ondata di libri veritari riempie le librerie d'oltreoceano. Sono stato al sesto piano del deposito dei libri a Dallas, avevo di fronte a me la stessa visuale di Lee Oswald. Ho simulato lo sparo e mi è sembrato un colpo abbastanza facile. Nessuno avrebbe cospirato con Oswald. La teoria del complotto chiama in causa la CIA. Secondo l'ex investigatore Dave Perry, Kennedy aveva scoperto che i servizi segreti volevano uccidere Fidel Castro. L'ombra della cospirazione lambisce anche la Casa Bianca. Il segretario di Stato, John Kerry, dubita che Oswald abbia agito da solo. Ricordo molto bene quel giorno. Oswald non era l'unica persona coinvolta. Non c'è una risposta definitiva, per questo la gente immagina ciò che vuole. Forse bisognerà attendere il 2017 per mettere la parola fine sull'assassino di John Kennedy. Sarà allora che molti documenti segreti della CIA verranno resi pubblici. 50 anni dopo l'assassino di Kennedy è ancora avvolto nel mistero. Questo è quello che gli americani vogliono credere. Due terzi di loro pensano che Oswald non agì da solo e non importa che non sia mai stata trovata alcuna prova a sostegno di questa tesi. Stefan Grobe, Euronews, Washington.